Carosi, buongiorno. Eccoci qui. Forse è il primo video che faccio, no, forse è il primo video che faccio dove sono così a parlare davanti a una telecamera. Non ci sono abituato, quindi perdonatemi se sarò un pochino impacciato. Comincio subito con l'augurarvi un buon 2024. Mi auguro che quest'anno sia iniziato nel migliore dei modi. Vi dico questo perché penso che sarà il primo video che pubblicherò nel 2024, sperando di farlo quantomeno entro gennaio. Mi auguro veramente che il vostro anno sia iniziato nel migliore dei modi e soprattutto che sia iniziato per come voi lo desiderate e che sia soprattutto in salute, cosa più importante. Questo video l'ho fatto per due motivi principali. Il primo è ringraziarvi per i feedback che mi state dando sul canale, per i commenti, per i messaggi anche in privato che mi mandate su Instagram. Anzi, ne approfitto per dirvi qui il mio indirizzo Instagram, che è chato underscore on the road. E magari ora ve lo scrivo, faccio le cose fighe tipo. E mi ha fatto veramente molto piacere, anche perché questo canale nasce ed è tuttora un hobby per me, un hobby che mi ha permesso di poter coniugare quello che sono le mie più grandi passioni, ovvero la moto e il video editing. In realtà principalmente era nato tutto per poter condividere i miei giochetti con i videomontaggi, con amici e parenti. E man mano questa cosa ho visto che piaceva, comunque mi è presa la mano e ora cercherò quest'anno di dare una direzione ben precisa al canale, ovvero non ci allontaneremo da quello che sono i viaggi in moto, le mie storie raccontate, le mie gite, le mie scorribande sulle due ruote, ma cercherò di integrare al canale anche dei contenuti che riguardano un pochino delle, tra virgolette, necessità che sono nate man mano che pubblico dei video, ovvero le vostre richieste. Quindi quest'anno cercherò di essere più presente, dandovi dei contenuti che riguardano magari qualche prodotto che io utilizzo, qualche cosa che utilizzo. Ovviamente non ci sono marchette, qui nessuno mi sponsorizza, però mi piace, visto che è un qualcosa che faccio anche io quando devo acquistare qualcosa, andarmi a fare delle ricerche su internet, su YouTube, per esempio, mi piacerebbe condividere con voi quello che sono le mie dirette esperienze. E il video di oggi fa parte di questa, diciamo, di questo calderone. Spero di raccontarvi non solo la Sicilia, ma anche tutte le altre. Tra l'altro, da qui a giugno ci saranno in programma un paio di viaggetti. Vi anticipo soltanto Matera e Portogallo, quindi immaginate un pochino. E poi nel mezzo, ovviamente, continuerà sempre la serie dei borghi abitati, dei borghi fantasma. Il secondo motivo per il quale faccio questo video è il montaggio della Crash Bar. Finalmente sono riuscito ad acquistare la Crash Bar della Head, ovvero la barra proteggi serbatoio che si monta sulla Tiger 800 modello 2019, anche se questo tipo di crash bar che vende la Head è un modello che va bene anche per quelle prima del 2019, ovvero per intenderci il modello di Tiger 800 che è pre-revoluzione del 2019. Ci sono diverse barre. L'anno scorso avevo comprato delle barre Givi che però mi obbligavano a togliere le barre paramotore che stanno sotto, che escono nuove originali di fabbrica Triumph. Non volevo togliere quelle barre paramotore, quindi non le ho montate, quella delle Givi, le ho tornate, vabbè, ho fatto un po' di casino. E l'altro giorno il buon Alberto, nonché mio mentore motociclistico e soprattutto grandissimo amico, mi manda il link da subito e mi dice: guarda che si stanno vendendo delle crash bar nuove di zecca a un prezzo interessante. Contatto il buon Lele, che spero gli manderò questo video. Pago perché vedo che comunque l'annuncio mi propone queste barre che non ho mai utilizzate, tra l'altro, e non vi faccio l'unboxing perché il buon Lele me le ha impacchettate in una maniera strepitosa ed erano piene di polistirolo, plastica, era copertissima, cioè protettissime queste barre, quindi ve l'ho risparmiato. Già sono pronte in garage che mi aspettano, pronte per essere montate. Condividerò con voi questa esperienza. Ci tengo a precisare una cosa: non sono un tecnico, non sono un meccanico, ho degli attrezzi che tra l'altro sono molto basilari, cercherò di fare del mio meglio. Motivo per il quale ho comprato queste barre non è soltanto la protezione del serbatoio, che non è poca roba, anche perché, non so, a me è capitato di dimenticarmi il blocco a freno a disco e di abbattere un pochino la motocicletta e farla toccare a terra. Infatti c'ho una scheggetta sul serbatoio. A parte questo, che reputo importantissimo per cercare di proteggere quanto più possibile la moto, soprattutto anche per chi magari, sai, fai un po' di off-road, capita che cadi con la moto, quindi più protetta è sotto questo punto di vista, è meglio
L'ho preso soprattutto per un motivo, per aumentare il litraggio della moto. In che senso? Ho la possibilità di andarle a mettere le borse laterali che già ho comprato su AliExpress a un terzo di quelle originali, che sinceramente trovo spropositato come prezzo. Tra l'altro quest'anno vi farò vedere quanto sono poveraccio, ovvero quanto sia molto orientato allo spendere il giusto, anche perché mio nonno diceva tanto spendi e tanto hai. È vero, però è anche vero che in alcuni casi si va a pagare in maniera spropositata quello che sono i marchi blasonati, quando si possono avere le stesse cose, diciamo, a un prezzo onesto. Mi ricollego un po' a quello che vi dicevo all'inizio, il canale girerà soprattutto su questo tipo di prodotti, su quello che sarà il mio abbigliamento. Tra l'altro ho comprato un casco nuovo, ma lì ci sarà una rivoluzione della quale ve ne parlerò. Tanta, tanta roba che più in là vi andrò a raccontare. Torniamo al discorso delle bar proteggi serbatoio. E la mia intenzione soprattutto era quella di andarle a infilare dentro quelle borse le tute antipioggia, perché prendono almeno tra i 5 e i 7 litri. Se si viaggia in coppia è un delirio. Un quarto di bagaglio laterale veniva riempito soltanto da queste. Li metto là davanti e me li levo dalle scatole. Me le porto sempre dietro, così se sono fuori all'improvviso mi metto a piovere, comunque ho sempre la possibilità di prendere l'antipioggia. Bando alle ciance, diciamo che ci siamo dilungati abbastanza. Io mi sento un pochino in imbarazzo a parlare con una telecamera così di fronte, però era un'esperienza che dovevo fare, l'ho fatta alla veneranda età di 40 anni e passa, e 41, vabbè, non si vede. Avete ragione. Comunque, adesso facciamo una cosa. Io direi di trasferirci direttamente in garage e andare a montare queste barre. Pronti? Via. Non ce la faccio a fare queste transazioni così fighe come fanno i miei colleghi. Ragazzi, non ce la faccio. Mi dispiace. Andiamo in garage. Eccoci qua. Perfetto, Carussi. Dovrebbe essere quasi tutto pronto, anche se in realtà c'è stato qualche problemino in questi giorni. Non le ho montate subito perché avevo un problema con una vite a stella che non riuscivo a svitare, quindi sono andato al buon Salvo Messina per farmi allentare. Nel frattempo ho comprato gli attrezzi giusti, perché io sono uno scappato di casa sotto questo profilo. Infatti ho portato la mia cassetta degli attrezzi, molto così proprio cinesina, e adesso proveremo a montare sulla Tiger le barre paraserbatoio. Allora, una delle prime operazioni che sto facendo è quella di smontare praticamente il becco in maniera tale da avere più possibilità per lavorare meglio da questa parte qui, dove devo agganciare, vi faccio vedere, devo agganciare questo supporto qui, dove poi andranno attaccate le barre. Quindi per avere un pochino più di libertà di movimento ho preferito sganciare proprio, anzi svitare il beccuccio della moto. Un consiglio che mi sento di darvi è quello di stare molto attenti nel momento in cui montate questa staffa qui, di cercare di metterla nella posizione giusta per evitare ovviamente che la forcella vada a sbattere qui sotto. Prima staffa montata sotto il faro. Devo dire, ragazzi, che è stato molto difficile. Vediamo se riesco a farvelo vedere, perché arrivare là dietro e metterli il bullone e le rondelle, sperando di averlo messo nel verso giusto, non è semplice. Proseguiamo. Ora si tocca andare a svitare questa vite qua, che è quella del telaio che va direttamente al motore, poi il bullone qui dietro, questo qui che tiene anche le barre paramotore, quelle che escono originale dalla Tiger, e penso che non dovremmo svitare nient'altro. Dopodiché sarà tutta una questione di incastro e azzeccare i versi giusti. Proseguiamo con lo smontaggio delle viti motore. Ma devo ringraziare mio compare, che è vicino di casa, Michele. Oggi c'è pure il vento, oggi non ci facciamo mancare niente. C'è una rondellina, ok, che va piazzata praticamente qui dietro. Quindi state molto attenti a questa. Una volta che smontate la vite, questa qui
Detox, come si chiama, e a stella. Dietro il tubolare c'è questa rondellina, molto importante. Si dovrà andare a montare un'altra volta con le nuove viti che consegna praticamente la IT. Proseguiamo con il bullone che tiene anche il supporto praticamente della barra paramotore. L'importanza di avere gli attrezzi giusti, che io non ho ovviamente. Ciao da 12. Dai. Io riuscirò a raccapezzarmi con tutte queste viti. Non ci credo, ci sono riuscito a montare il fianco sinistro. Nota, ci saranno due vite, una più lunga e una più corta da montare praticamente sul telaietto, e quella più lunga va montata a sinistra e quella più corta va montata a destra, però vi darò certezza di questa cosa quando monterò anche l'altra parte del fianco, l'altro fianchetto. Vediamo se ci riesco. Comunque non è difficile, non è impossibile, anzi per me è tutto difficile, però una volta che ci prendi la mano ce la fai. Andiamo alla barra del lato destro. Allora, da questo lato sembra essere un pochino più facile, vabbè, oltre perché c'è l'esperienza già dell'altro lato, ma soprattutto perché infatti qua la vite, come vi dicevo, la vite è più piccola, è più corta, anche perché ho più spazio. Vediamo, lo faccio vedere nel bullone che si aggancia qui al motore, mi viene un pochino meglio, invece no, la stessa cosa, però vabbè, ora abbiamo l'esperienza di quello di prima. Prendiamo la nostra chiave da 12, perché il bullone è da 12, e vediamo che esce fuori. No, niente, pensavo che era più facile, invece sto cazzo, più difficile invece. Vabbè, non ce la faremo, ormai ce la dobbiamo fare, ormai è questione di principio, mica posso camminare con un fianchetto. Sì, è un fianchetto, no. Mi sta venendo da piangere. Non ho spazio per questa vita, per svitare questa vita, non vi dico quello che ho combinato. Cioè, perché praticamente con la chiave normale non mi fa abbastanza gioco per poterla svitare. Quindi non vi dico che cosa ho dovuto fare per... Adesso dovremmo farcela, ma non lo dico più, perché porta male. Vediamo. Mi è rimasta la mano incastrata. Sta bastarda. Non le voglio fare più queste cose, proprio non lo voglio fare più. Sono riuscito a montare lì dietro una vite esagonale, proprio qui, non so se si vede, che era compresa comunque nel pack, per cercare di infilarci da sopra la chiave esagonale e cercare di farla, di stringerla il più possibile. Poi magari gli farò dare una controllata al meccanico. Adesso devo stringere tutte le vite, mettere il freno a filetti e niente, andarmi a fare una doccia. Questo devo fare. Benissimo, siamo quasi alla fine. Ho messo il frenafiletti soprattutto qui, in questo bullone qui, che è quello che va praticamente al, che tiene il telaio al motore, e ho avuto un po' di difficoltà, penso che me lo farò stringere poi su questa vite qui, che ho preferito metterla esagonale per arrivarci meglio. Vediamo se riesco a farvela vedere. Questa vite che va praticamente proprio direttamente al motore ed è quella che collega sia la barra paramotore che quella paraserbatoio. Lì ho avuto molta difficoltà perché proprio non ho spazio, non ho anche gli attrezzi giusti, però alla fine ci siamo riusciti, basta un po' di testardaggine. Sembra abbastanza solido, la cosa che mi manca adesso è montare il beccuccio. Questa dovrebbe essere la parte più facile, anche se con me non si sa mai, e dopodiché io direi di andarlo a provare. Ecco, la scusa, ci faccio pure un giretto, no? Un giretto qui, vado a fare la spesa.
quindi ragazzi, andando mi fumo una sigaretta e dopodiché vado a fare un giro, vado a provare queste nuove barre che da tempo desideravo. Le mie considerazioni sul montaggio, premesso che io non sono un tecnico, quindi dispongo di attrezzature che comunque sono sufficienti a risolvere il problema, anzi il problemino del momento, quindi chi magari è più attrezzato avrà meno problemi e riuscirà, secondo me questo è un montaggio che può riuscire a fare anche in un'ora scarsa. Io ci ho messo un paio di rette sinceramente, perché sono una pippa, anche perché ci sono due parti soprattutto che voglio attenzionarvi, che sono i bulloni che vanno direttamente al motore. Ci vogliono delle chiavi piccole. Il problema è che arrivare lì e avvitare in quella zona della moto è un pochino difficile, ad essere sinceri. Quindi se non hai gli attrezzi giusti, ovvero una chiavetta piccola che ti permette di poter fare un pochino di gioco, io mi sono scassato le mani praticamente per cercare di portarlo intanto a fine corsa il più possibile e poi stringerlo dandogli due o tre colpetti. Lo porterò comunque dal meccanico per fargli dare una controllata, per vedere se ho fatto delle stronzate. Altra nota importante è quello della staffa, che poi alla quale andranno collegate i due fianchetti laterali. La staffa, mi raccomando, anche lì avete poco spazio di manovra per andare a inserire i bulloni, però l'importante è che quando lo provate sempre prima di andarlo poi a collegare, se la forcella tocca la staffa o in un senso o nell'altro. Questi punti sono i punti dove ho perso un pochino più di tempo, e il punto iniziale è che non riuscivo a svitare la Torx, ma perché, ripeto, non avevo le attrezzature necessarie. E chiave da 12, da 13, cricchetti, se non sbaglio quelle della staffa dovrebbe essere da 17. Vi ripeto, ho fatto questo montaggio perché avevo intenzione di acquisire più litraggio nella moto, dove potrò andare a mettere comunque l'antipioggia e, se ci avrò spazio, ulteriori attrezzi. Devo vedere se ci riesco a inserire pure le leve per stallonare il copertone, che tra l'altro non so io manco stallonare, ma chissà se un domani dovesse capitare. Ragazzi, di necessità si fa virtù. Comunque basta chiacchiere, andiamoci a fare un attimo un giro e proviamo queste barre para serbatoio o crash bar. Porca miseria, poi c'ho pure un dolore al collo allucinante. Tanto vediamo. Allora, devo ammettere che comunque questa linea, anche vista da qui, non mi dispiace affatto. Sì, ste barre. La mia impressione era quella di andare troppo in larghezza, ma sinceramente non ho questa percezione al momento, soprattutto anche adesso che sto passando in mezzo alle macchine. Pensavo peggio. L'unico mio dubbio è che quando monterò le borse per andarle a mettere antipioggia o degli attrezzi, siccome è di rimpetto alla ventola dell'aria che serve per raffreddare appunto il motore, ho paura che quando in estate o quando comunque si è fermi incomincia ad attivarsi e butta fuori aria calda, non si dissipi, si dissipa, comunque non la butti fuori regolarmente, quindi ho paura che me la va a indirizzare direttamente sulle gambe. Un attimo, io mi fermo qua perché devo prendere dei pacchi, a fra poco. Allora, dopo aver fatto un giretto in tangenziale cercando di andare a una velocità un pochino più sostenuta, tra l'altro oggi c'è un vento pazzesco, si nota assolutamente la differenza di avere queste barre montate, non hanno un peso specifico molto importante, quindi io penso che aggiungeranno alla moto alla fine credo intorno al chilo e mezzo scarso, anche se comunque la fattura è ottima, non aggiunge chissà quale peso, anche nella guida comunque non sento particolari cambiamenti, tra l'altro oggi, ripeto, c'è tantissimo vento,
non sento nessun effetto, anche a velocità più sostenute. Vedremo poi con le borse, ma il problema secondo me sarà soltanto del dove indirizzeranno il calore nel momento in cui si attiveranno le ventole. Bene, io ora rientro dopo questo giretto così vicino casa, e come sempre Carusi vi auguro buona strada, sempre buona strada, alla prossima. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through.